Insieme all'assessore Corsini, assessore regionale al turismo dell'Emilia Romagna, qui al TTG dove è stato presentato il nuovo logo della destinazione turistica Bologna-Modena. Perché è importante? È importante intanto perché si dà un'identità visibile appunto a una collaborazione istituzionale che parte dalla legge regionale del 2016 in cui si creano le tre destinazioni turistiche e poi perché si cementa ancora di più questo rapporto di collaborazione fra Bologna e Modena, due realtà naturalmente importantissime della nostra regione, non solo perché sono due grandi città d'arte, ma perché nel raggio di pochi chilometri si concentrano talmente tante eccellenze, pensiamo solo alla Motor Valley, ma anche all'Appennino, alla Montagna Bianca, che davvero nei prossimi anni questa collaborazione potrà produrre, grazie al lavoro fatto con i privati, con le due DMC del territorio di Bologna e quello di Modena, ulteriori risultati di mantenimento ma anche di rafforzamento dell'appeal di questo territorio e tutto vantaggio naturalmente del sistema turistico regionale. Viene da dire, perché non si è fatto prima? Forse serve una legge? La legge costringe in qualche modo a mettersi insieme, a collaborare non solo formalmente ma anche attraverso appunto una formalizzazione vera di una collaborazione. Noi abbiamo detto quando abbiamo istituito la legge regionale che non davamo più soldi a chi non si univa. C'erano prima 9 province, ognuna delle quali faceva 9 progetti, 9 programmi di promozione turistica locale, c'era una dispersione di risorse che non era più compatibile con la nuova domanda turistica che non chiede delle separazioni, delle barriere geografiche, ma chiede appunto di valorizzare delle esperienze, dei territori, delle eccellenze. Ogni cosa viene a suo tempo, si vede che prima non erano tempi maturi appunto per fare questo, oggi fortunatamente siamo in una condizione diversa e quindi andiamo avanti così. Finalmente abbiamo un'identità visiva, eravamo già un organismo riconosciuto dalla regione, Bologna e Modena sono già territorio turistico, da oggi abbiamo un brand, un logo che ci porteremo dietro per raccontare quello che è un territorio e un insieme di territori, dopo scopriremo perché uso questa parola, però insomma siamo finalmente un'entità unica e siamo pronti a raccontarlo nelle fiere come questa e negli education, nei farm trip, già collaboravamo, adesso è un'unione che diventa più forte. Quindi dietro questo logo ci sono tante cose? Ci sono tantissime cose, noi abbiamo 4 temi trasversali che sono ovviamente il food and wine, quindi enogastronomia, ovviamente i motori, è entrata la cultura quest'anno perché siamo due città UNESCO e l'outdoor, quindi il turismo lento e attivo. Due città con una grande storia si mettono insieme in sinergia per affrontare le nuove sfide del turismo, Sindaco. Sì, dopo la destinazione turistica insieme, oggi anche col logo mettiamo insieme due grandi forze per un'unica grande storia, ma soprattutto per costruire futuro, un futuro di turismo che promuove le nostre bellezze, il nostro sito UNESCO, che promuove le bellezze legate alla nostra cultura, alle nostre passioni, all'enogastronomia, ai nostri territori, al nostro Appennino, insomma, che promuove due territori di estremo valore che insieme sono una forza aggiuntiva, la forza per continuare ad essere attrattivi, accoglienti e costruire futuro. Costruire futuro, ma c'è una grossa spada di Damocle, dopo 2 anni difficili arriva il problema del caro energia, come superare questo scoglio? Intanto speriamo che arrivi il governo, speriamo che l'Europa possa arrivare a fare sintesi delle strategie che ha posto per mettere un punto di equilibrio sul prezzo e soprattutto sperare che si possa contenere una parte del consumo, perché alla fine se l'insieme di queste politiche andranno in porto si potrebbe abbassare la borsa e quindi trovare le condizioni per una nuova convenienza, ma noi al di là di questo momento così pesante non dobbiamo spegnere le luci soprattutto del nostro futuro. Presente qui al TTG in fase di presentazione del logo della destinazione turistica Bologna-Modena, la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi, come si è arrivati a questo percorso che mi sembra sia stato molto partecipato? Veramente molto partecipato, sono state 80 le agenzie che hanno candidato, che si sono candidate per presentare il progetto, pervenute da tutta Italia, veramente agenzie di grande livello e con esperienza internazionale, per cui era sicuramente un progetto sfidante e anche il territorio richiamava appunto molti a partecipare a questo concorso, è stato un vero e proprio concorso. 80 proposte sono arrivate per raggiungere questo logo, questo risultato finale. Il vincitore è qua di fianco a me, Sergio Menichelli, che ha fatto della semplicità il suo cavallo di battaglia. Sì, intanto come scuola noi
siamo sempre stati abbastanza essenziali. È uno studio che ha 25 anni, il nostro studio non è proprio uno studio nato ieri, e veniamo comunque da una scuola in cui la sintesi di forma ovviamente è importante. In questo caso poi, secondo me, è proprio anche riferito al territorio. Non avrei mai fatto una cosa così sintetica, essenziale, rigorosa se avessi fatto una cosa per la Romagna o per la provincia di Napoli, perché io penso che questa terra, soprattutto Bologna e Modena, esprimano un fatto anche di avanguardia, anche di modernità. Ci sono proprio degli episodi tipo il teatro, il cinema, tipo la cultura, l'università, che si sono sempre espressi in maniera moderna, in maniera contemporanea, no? E noi su questa base ci siamo orientati. Quindi l'idea è stata quella di mettere due punti sulla via Emilia, che è la via maestra dell'Emilia-Romagna, e tra l'altro l'Emilia-Romagna si chiama Emilia-Romagna per la via Emilia e non viceversa, come pensavo io da ignorante lombardo. E tutto è orientato lungo questo asse di 26 gradi, e chiunque da queste parti, se vede due punti su quell'asse, capisce subito che si sta parlando della via Emilia. E infatti non abbiamo inventato un nome proprio. Nel bando c'era anche data la possibilità di inventarci un nome, no? Tipo Bomo oppure Paolo, Claudio. In realtà già la parola territori Bologna e Modena, a noi è piaciuta così tanto che abbiamo lasciato territori Bologna e Modena, perché il territorio è un territorio paesaggistico, ma è anche un territorio culturale, è un territorio psicologico, è un territorio affettivo, è un territorio molto, è una parola bellissima in italiano. In inglese suona un po' meno ampia, e però comunque territories è poi tra l'altro intellegibile anche in francese, in inglese, eccetera. E quindi ci siamo basati sull'aspetto topografico, e insomma incredibilmente è piaciuta anche alla giuria, per cui sono molto contento, perché a me piacciono tantissimo questi luoghi. Non lo dico per piaggeria, lo dico davvero.